se ci fosse, nel territorio che da sempre è quello ritenuto storico della produzione del fiano. Io ricordo il professore Antonio Troisi, il patron di Badia Aperti, che quando pensava al fiano, per lui l'avvio era la parola chiave, cioè al di sotto della quale poi si doveva andare a ricercare tutto. Quindi con Raffaele si è cominciato a fare questa indagine nel territorio e si è cercato delle piante che avessero soprattutto la condizione di non avere il porta innesto, quindi di piante franco di piede, e che fossero per questo ovviamente ultracentenarie. È stato un lavoro molto difficile, ma immaginatevi che queste piante noi le troviamo nei pergolati davanti alla casa del contadino, o una pianta che non è stata estirpata perché magari era in un punto dove non potevano andare con i trattori, con altre cose. Quindi sono piante sparse in un territorio molto vasto che noi abbiamo avuto il coraggio, da qui l'aggettivo di Luciano che ci definisce due pazzi, perché praticamente facciamo la vendemmia in 24 ore, ma raccogliendo alla fine pochissima uva con un dispendio di energia enorme. E quindi questo ha generato poi l'esigenza di intraprendere anche una vinificazione che potesse ritornare al passato per preservarne queste caratteristiche. E abbiamo scoperto che la vinificazione che veniva fatta tanti anni fa era con le botti di castagno, ma non di un castagno normale, ma di un castagno particolare che provenisse dalla zona di Agerola, che è un paese sul Monte Faito. Perché? Perché in questo territorio i castagni stentano a crescere, hanno un terreno superficiale di fertile intorno ai 30-40 cm e il resto è tutta roccia. Quindi un albero di castagno di 40-50 anni non è altro che 20-30 cm di diametro, ma con una porosità del legno molto più fitta e quindi con un grosso limitazione di quello che è il problema del castagno, che è fortemente ossidativo dei vini. È il motivo per cui i contadini, gli antichi, nel castagno di Agerola mettevano solo i vini più importanti che loro facevano in cantina, gli altri andavano nelle altre botti di castagno. E quindi, messi insieme tutte queste idee, ci siamo messi in cammino, ci siamo comprati del legno proveniente da un bosco di Agerola, che è del capitano dei Vigili Urbani, praticamente il proprietario di questo bosco. Abbiamo coinvolto un bottaio, quindi un mastro bottaio, che ha costruito le botti con questo legno, ancora oggi le costruisce, e abbiamo fatto questa vinificazione assolutamente arcaica, nel senso che le uve vengono lavorate con una lavorazione a pressatura soffice senza la diraspatura, poi il mosto immediatamente va nelle botti di castagno, lì ci fermenta e lì rimane sulle fiocci di fermentazione per almeno 5-6 mesi. Quindi proprio il vecchio metodo, e inizialmente noi ci aspettavamo dei vini difficili, dei vini molto complessi anche sotto l'aspetto della conservabilità nel tempo. La sorpresa incredibile è stato che questo connubio di polifenoli, quindi di estrazione estrema di queste uve, con l'ossidazione del castagno e la percezione del lievito che tira via tutte queste sostanze polifenoliche, il vino raggiunge una stabilità naturale, per cui siamo arrivati nel 2012 a farlo senza l'intervento nemmeno dei solfiti. L'unica appunto è quello che abbiamo utilizzato un lievito che 10 anni fa è stato isolato nella zona di Lapio appunto, e dalla regione Campania abbiamo isolato questo lievito sulle vigne di Lapio, e oggi esiste la matrice nell'Università di Piacenza dove noi ogni anno possiamo far riprodurre questo lievito in piccole quantità, e la regione Campania lo cede in omaggio, quindi in maniera gratuita, alle aziende che non lo vogliono utilizzare. E noi sono 2 anni che stiamo utilizzando questo lievito, che si chiama appunto proprio il lievito del fiano di Lapio. Questo è il vino della Stella. Tutto il resto di Joaquin ovviamente ne parlerà Raffaele, c'è Capri, ci sono tante idee, tante cose in ballo, i pazzi si sono incontrati, sta a voi poi giudicare le nostre follie. Grazie, buongiorno.